Venite con noi, inizia una nuova avventura. Scena 1, sigla. E.T., ma che cosa fai qui? Non eri tornato a casa? E.T., tornato per sigla. Mannaggia la peppetta! Scena 2, la mia collezione di modellini. Ciao a tutti, siamo in compagnia di Fabiano, che possiamo definire un erbese trasferito sul Lago Maggiore. E siamo in sua compagnia perché oggi lui ci presenta la sua collezione, che è apparentemente come tante altre, in realtà è molto speciale. E adesso ci facciamo dire da lui quale collezione è e perché è così speciale. Grazie Livia. La mia collezione è praticamente una collezione basata su modelli di veicoli, automobili e moto utilizzate in serie televisive o film. Ho iniziato nel 2001 a collezionare questi modelli, inizialmente acquistando quelli già presenti sul mercato e in seguito cercando anche di autoprodurmi quelli che non erano appunto prodotti dai grossi distributori, quindi modificando modelli e cercando di renderli il più possibile simili o uguali a quelli che appunto apparivano sullo schermo. Sullo schermo, quindi un grande schermo, cinema, ma anche serie TV. Esattamente. Interessantissimo. Per questo dicevo, apparentemente una collezione normale, quella delle automobiline, probabilmente ne esistono tante, ma una collezione di macchinine, automobiline del cinema, no. Qual è stata la tua prima macchinina, se è presente? La prima automobile, il primo modello che ho acquistato è stato un Generale Lee. Precisamente questo, assieme a un modello di supercar, sono stati i miei primi due appunto nel 2001. Da lì è partita un po', io dico, la malattia, nel senso che all'inizio era proprio solo un discorso di possedere quelli più iconici di quando ero bambino proprio. E poi invece mi sono fatto prendere la mano e piano piano la collezione è cresciuta fino ad arrivare, diciamo, alla quantità di modelli che ho oggi. Sapresti darci un numero approssimativo di quante sono tutte queste meraviglie? Indicativamente credo che siamo sui 350-360 esemplari. Non li ho contate, però indicativamente la cifra è quella. E c'è un modellino che si ripete in più esemplari? Perché sì, ad esempio io ho visto quella che voi chiamate Generale Lee, che per me è la macchina di Hazard, perché esatto, da un po'. Esattamente. L'ho vista in più esemplari, quanti sono? Hai un buon occhio, perché praticamente è il modello che è rappresentato maggiormente nella mia collezione, dal semplice Generale Lee, come vi dicevo, il mio primo, alcune varie varianti, fino per esempio ad alcune che io ho autoprodotto, modificando praticamente dei modellini già esistenti, per esempio come in questo caso. Questo è praticamente la rappresentazione, il diorama, come si dice in gergo. E quindi questa è una tua creazione? Esattamente, sì, perché appunto, come dicevo prima, oltre ad acquistare modelli già esistenti, mi occupo anche di crearne, modificarne, per creare quei modelli che appunto non esistono sul mercato. Cioè che si vedono vengono visti nel telefilm, ma non sono, per esempio, prodotti. Lo stesso Generale Lee che ha subito un danno dopo un salto. Naturalmente nessun produttore farà mai una cosa di questo tipo per motivi legati al marchio, che non vorrebbe mai vedere un modello suo incidentato. Distrutto. Naturalmente erano le cose che cadevano al termine di un salto, quindi ho voluto rappresentarla in quella maniera. Bello. Quindi non c'è solo il Generale Lee, ma ci sono modelli di altri telefilm o film? Sì, come vi dicevo, la collezione copre un po' tutti le serie televisive, ma anche i film, tra cui appunto per esempio abbiamo i modelli di James Bond, le DeLorean da Ritorno al Futuro, dove anche in questo caso ho cercato di customizzare, creare dei modelli che non esistono sul mercato.
oppure anche gli stessi Mad Max, diciamo che appunto Herbie, ecco, c'è proprio una differenziazione di tutto quello che è il panorama cinematografico, mm-hmm. che è sempre stata un po' la mia passione sin da bambino, e quindi è logico che ho cercato di trasporla appunto in questa collezione. Ad esempio, auto di supereroi ne hai? Supereroi cosa intendi? Tipo Batman? Assolutamente sì. Allora abbiamo in questo caso le macchine di Batman dalla vecchia serie televisiva degli anni 60, per arrivare per esempio all'ultimo The Batman, il film l'ultimo che è stato fatto al cinema, quelli che sono il Batman iconico di Michael Keaton degli anni 80, fine anni 80, alla serie del Cavaliere Oscuro. Sì, anche lì cerco di spaziare. Scena 3, la premiazione col telegatto. Signore e signori, buonasera. Siamo alla premiazione con il telegatto e quindi consegniamo il telegatto d'oro a Fabiano per la sua collezione. Prego Fabiano. Questo è il telegatto e grazie. Congratulazioni. Grazie, ringrazio tutti, ringrazio voi e forza. Ed ora chiamiamo per la premiazione il nonzio. Allora nonzio, è contento di ricevere questo premio? Guardi, sono veramente felice, finalmente sia il pubblico che i giudici che la critica si sono ricordati di me. Questo telegatto d'oro sono proprio contento di vincerlo. E ora, dopo aver premiato Fabiano, premiamo il nonzio, quindi chiamiamo il nonzio per la premiazione. Bene nonzio, questo è il telegatto per te. Di coccio. E che cosa volevi ricevere? Bellissimo. Scena 4. I modelli particolari. Fabiano ora ci spiega in modo un pochino più dettagliato alcuni dei suoi modellini. Sì, qui abbiamo una selezione dei modellini che per me sono un po' più iconici, importanti nella mia collezione. Partirei innanzitutto con i modellini autografati. Sono modellini che praticamente sono riuscito a procurarmi tramite un amico che vive negli Stati Uniti e partecipando alle convention riesce sempre a incontrare attori della serie. E in questo caso appunto abbiamo la macchina del telefilm Hazard autografata appunto da tutti gli attori della serie televisiva, da John Schneider che faceva Bo, da Tom Wopat che faceva Luke, Catherine Bach che faceva Daisy e tutti quanti gli attori. Stessa cosa anche, ecco, in quel caso qui è il generale Lee che è stato firmato dall'attore Byron Cherry. Poi vedo anche questa. Sì, questa praticamente, stessa cosa, è una DeLorean, quindi di Ritorno al Futuro, che è stata autografata dagli attori del film, da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lorraine, Claudia West che interpretava Jennifer, l'attore che faceva Biff. Questa è curiosissima. Questa è curiosissima, però sì. Questa non l'hai comprata. No, non l'ho comprata. Questa rientra infatti tra quei modelli che io modifico perché non sono stati mai prodotti. Bellissima. E in questo caso è il veicolo che riproduce il furgoncino del film Scemo e più scemo. E è stato creato durante il periodo del Covid, proprio perché avevo tanto tempo, quindi in questo caso sono stato anche aiutato da mia moglie, che mi ha aiutato più che altro nelle cuciture, perché è più abile sicuramente di me. E naturalmente è stato realizzato partendo da un furgoncino tipo A-Team e modificato tramite plasticard e un vecchio pile che doveva appunto simulare il pelo del cane. Sì. E questa mi ricorda qualcosa. Eh sì, questa è la Peugeot 403 del mitico tenente Colombo. Bellissima. Andrebbe forse migliorata, anche questa è stata creata da me, perché appunto non esiste sul mercato. L'ho modificata facendo le classiche ammaccature. Andrebbe forse rovinata maggiormente perché il tenente Colombo aveva poco cura della sua auto. Esatto, però è già una buona base. Ma poi vedo lì una cosina
quello è di qualche cosa di italiano, esatto. Se non ricordo sì. male. In questo caso, infatti, la mia collezione non è solo auto americane, ma è anche vetture italiane, film. Esatto, perché relativi. In questo caso è la mitica e famosissima bianchina del ragioniere Ugo Fantozzi. Bene, ringraziamo Fabiano per averci presentato la sua collezione. Grazie a voi. Complimenti, ma... Fantomas. Il mio zio è sempre così. Dicevo, ringraziamo Fabiano, ricordate di lasciare un like, mettere un commento, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e tutto qua, salutiamo. Speriamo che il nonzio ritorni, e per salutare anche lui, perché è sempre in giro con le sue macchinine. Arrivo. Non so se ci sono dentro. Sì. Ci sei. Ciao. Iscrivetevi al canale, è gratis!